Ragazzi, pure oggi un altro video che siamo insieme. Se vi piace questo video, spolliciate e fate tante visualizzazioni. E chi non è iscritto al mio canale, si iscrive così sono un bollicino qua. Così cresciamo, che sono tanti giorni che non mi si iscrive nessuno. Va bene, comunque, se lo vogliamo questa cosa. Una ragazza mi ha scritto su Instagram che se io parlavo del ciclo mestruale delle donne, mettiamo bene questo telefono, e cosa vi posso raccontare quello che mi è successo da ragazza, quello che mi succede ora. Posso raccontarvi questo e vi posso dare qualche consiglio. Allora, quando ero ragazza, a me mi è venuto il ciclo a 12 anni, a 13 anni, in seconda media. Il giorno prima di iniziare la seconda media, mamma mia, già ero agitata perché dovevo andare a scuola, poi mi è pure venuto, vabbè. E mi sentivo strana, ma non sapevo che era. Allora mia madre me l'ha spiegato. Tutte le volte che mi veniva era una tragedia perché mi sentivo malissimo e parecchie volte mia madre mi ha dovuto portare all'ospedale perché mi sentivo male. Mi sentivo sempre male, sempre male, sempre male. Mi dovevo proprio mettere a letto. Pure quando, vabbè, quando andavo a scuola, uguale, quei giorni non potevo andare a scuola perché mi sentivo tanto male. Prendevo le medicine e stavo a letto. Poi crescendo, uguale, quando ero quei giorni mi sentivo male, malissimo. E sono andata parecchie volte all'ospedale e io mi prendevo le medicine antidolorifici per il ciclo e così via, sempre così. E insomma, sempre io mi sentivo male così, poi sono andata pure, mi portavo all'ospedale perché mi sentivo male. Poi dopo un certo punto sono andata, dando mia madre c'aveva un'amica. No, quella lì che l'aveva fatta partorire sia a me sia a mio fratello e era un'ostetrica però sempre ginecologa così e gli ha detto perché io mi sentivo male così tanto. Allora lei diceva perché siccome è una ragazza e c'è sempre dolore. Quando farà figli sarà un po' meglio. Infatti, così sono un pochetto meglio di prima. Infatti, riesco a fare pure i video quando mi viene. Riesco. E insomma, niente, sono stata sempre male, ero piccola, mamma mia. Mi prendevo le medicine. E il consiglio che posso dare alle ragazze che. Questa ragazza voleva sapere il consiglio come delle misurazioni. Vi posso dare il consiglio che dovete prendere le medicine per l'antidolorifici del ciclo. E poi sai che cosa fa bene? Dentro la borsa dell'acqua calda mettete l'acqua calda e ve la appoggiate sulla pancia. Quello allieva un po' il dolore. Dovete prendere le medicine pure perché le medicine te fanno passare. Poi le dovete prendere prima, tanto si sa quando viene, no? Poi si sentono un po' i sintomi. E quando sta avvenendo quel giorno, per esempio, mettiamo il primo luglio, mi dovrebbe venire, no? Facciamo conto, non è il primo luglio, ma. Vabbè,
giorno del mese che vi deve dire, quel giorno lì, vi sentite poi mal di pancia perché vi deve venire, prendete la pasticca e prendete, e poi vabbè, lì sta la descrizione secondo quello che prendete voi. Poi, se state proprio male, 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 fatevi portare all'ospedale, che ne so, io sono stata all'ospedale, una mia figlia uguale, andata all'ospedale, e mettetevi la borsa calda pure sulla pancia. Questo allieva il dolore. Questo consiglio che vi posso dare è questo, e basta. E poi, come mi ha detto a me quella volta con la dottoressa di mia madre, dopo che fa rete un figlio che ha dolori, si passerà, vi si passa. A me mi è successo e ce l'ho meno doloroso. Ora abbiamo finito pure questo video. Spero che ti è piaciuto quello che me l'ha chiesto e spero che è piaciuto a chi gli può interessare questa cosa. E domani non lo so se posso fare il video perché io mi prendo un giga tutti i giorni, quello giornaliero, però la notte mi finisce, non lo so, boh, quello è poi giornaliero, ho già, me lo sono messa adesso e un pochetto di internet è andato via. E non lo so, perché questi operatori fregano sempre. Comunque, se vi è piaciuto, domani non posso farlo, casomai lo faccio il primo. Dopodomani. Perché pure mio marito non c'è. Se riesco a qualcuno mi presta internet, lo metto pure domani. Se non lo vedete non vi preoccupate che dopo domani ve lo metto. Se riesco domani lo metto pure domani. Però se non ci riesco lo metto dopo domani sicuro. Ora vi saluto e se vi è piaciuto questo video mettetemi tanti like e fatemi tanta pubblicità e guardatemi i miei video. Io sono molto felice, se volete mi potete scrivere sotto questo o altro video, tanto a me. Le notifiche mi vengono se ho internet, però non lo so. Domani non ce l'ho. Se non vi rispondo, non vi preoccupate, non sono antipatica, ma perché non ho internet e non mi è arrivato il messaggio. E perché la Wind, pure se mi viene lento internet, mi arrivano uguali i messaggi. E mi fa parlare, non mi fa tanto caricare i video quando mi viene lento, però mi fa caricare. E invece la team me la blocca proprio quando è finito internet, blocca. E va bene, mo tanto forse andrò un'altra volta la Wind perché già sono 2 mesi e già non mi piace, mi ha levato i 3 giga, perché io avevo la Wind e se andavo alla TIM e mi mettevano 3 giga gratis e me l'hanno bloccata. Io ho telefonato, ho detto devi telefono al 4 che te la rimettiamo, tocca vedere se te la rimettono. Ma com'è, tutti gli operatori sono tutti uguali, non è che cambiano. E sono andata via dalla Wind perché mi faceva sta cosa, sono andata alla TIM che è pure più cara. E mi fa la stessa cosa. Tanto ogni anno mi cerca, mi ha Wind, perciò. Comunque, fra qualche giorno, il 15 luglio è il mio anniversario di matrimonio, faccio 28-29 anni di matrimonio, quasi 30 anni, ma non me lo ricordo proprio. Sposata nell'89. E quel giorno faremo un vlog, penso, giorno del mio anniversario. Va bene, ora vi saluto e spero che vi sia piaciuto questo video. Mettetemi tanti like, iscrivetevi al canale che non è iscritto.
sporcicciate tantissimi. E cosa vi dico? Basta, domani forse non ci sono, dopodomani sicuro. Se domani riesco a caricare un video, lo carico uguale. Ciao belli, ciao, a domani o dopodomani, più sicuro dopodomani, domani ci provo, ciao belli.